Ciao a tutti, io sono Mattia, il libraio della libreria Nisa, una libreria di Varia neonata, appena aperta un mese fa in zona Torino Ovest, nel quartiere Borgo San Paolo. Vorrei ringraziare innanzitutto Libri da Sporto per l'opportunità dataci di poter partecipare a questo progetto di editori e librai, volto chiaramente a superare questa crisi e questi problemi enormi legati chiaramente alla fase che stiamo passando. Ma inoltre vorrei anche ringraziare Libri da Sporto per la possibilità che mi sta dando di poter consigliare un libro che a noi è molto caro. In questione appunto è il libro Testimoni del Nulla di Domenico Quirico, edito La Terza. Faccio vedere bene la copertina che è un po' storta. Ecco, è un libro molto importante secondo me per il periodo che stiamo vivendo. È un libro che fa pensare molto al ruolo soprattutto che sta svolgendo e che ha svolto e che svolge ancora chiaramente il lavoro di reporter nel mondo. È un ruolo che è sempre più, diciamo così, considerato alla stregua un po' del futile quasi, no? Rispetto al passato. Cioè, all'interno del libro Quirico ripercorre la sua storia di reporter, i suoi reportage più belli, più importanti, dal Ruanda alla Siria, passando chiaramente per le rotte dei migranti nel Mediterraneo. E quello che sottolinea in principal modo è proprio questa perdita sempre maggiore, giorno per giorno, anno per anno, decennio per decennio, del ruolo appunto del reporter, che fino a poco tempo fa era in grado, con il suo lavoro, con la sua attenzione, la sua premura anche nello scrivere parole pesanti, parole esatte, parole pesanti, poteva appunto cambiare anche i destini di popoli, di intere nazioni caratterizzate da guerre, da pestilenze, da carestie, mobilitando in qualche modo la coscienza dell'opinione pubblica. Adesso come adesso, quello che vediamo tutti i giorni, nei giornali, telegiornali, radio, è ormai la figura di un reporter, di un personaggio che è sempre più relegato al ruolo di semplice giornalista, che non riesce più a smuovere quello che una volta era l'opinione appunto pubblica, era la massa d'impatto che poteva in qualche modo cambiare il corso della storia. E per questo appunto il titolo Testimoni del Nulla sta proprio a significare che oggi come oggi è sempre più difficile essere testimoni di qualcosa e portarlo all'attenzione del prossimo per far sì che questo prossimo si interessi di quel qualcosa e non lo consideri semplicemente un nulla. Bene, io spero che voi lo leggiate, spero che voi lo facciate conoscere, ve lo faccio ancora vedere. Testimoni del Nulla, Domenico Quirico, editore La Terza, e io vi saluto e vi ringrazio. Ciao a tutti quanti.